Volevo la sorella di Andrea. Volevo ringraziare tutti veramente di cuore per la vicinanza dimostrata in questi giorni veramente difficili. Abbiamo avuto una solidarietà veramente straordinaria, noi siamo immensamente grati. C'è stata la fiaccolata, le fiaccolate, noi da qua, dalla nostra casa siamo qua da tanti giorni, abbiamo sentito la voce dei nostri amici e li ringraziamo tanto perché ci hanno veramente scaldato il cuore. Questo è stato un Natale molto, molto difficile, molto doloroso per noi, perché sono diversi giorni che Andrea è stato portato via da casa e non abbiamo notizie sulla sua salute. Quindi, veramente la cosa di cui noi abbiamo bisogno in questo momento è sapere come sta Andrea, se è vivo. Quindi, veramente noi, per avere la serenità, abbiamo veramente bisogno di saperlo. Quindi è proprio una preghiera che facciamo. Vogliamo sapere se Andrea è vivo e se sta bene, per favore. Per Andrea invece voglio dire di non avere paura, di essere coraggioso e che qua siamo veramente in tanti che lo stiamo aspettando, quindi lo aspettiamo presto a casa. Grazie, grazie.